Good morning, non Buongiorno. Fate caso ai miei capelli che vabbè, so come sto. Non fate caso a me che sto come sto. Amore. Good morning. Good morning. Morgen gut. Morgen gut. Aspetta che tiriamo via un po' di roba. Dobbiamo fare la foto, amore. La foto di copertina. Io oggi pesche e mele cannella. Ma l'intruso è mele cannella, eh? Amore, lo so. Almeno l'intruso. Ah, molto in meno, già di prima mattina. Dai, metti quello vicino. Dopo, il nostro brand. Il nostro brand di sponsorizza. E metti la tazza. Tazza. Marco non ci ha fatto oggi. Buongiorno. Dai, metti gli occhi giusti. Buongiorno, good morning. Morgen gut. Allora, dici perché? Ci siamo lasciati ieri sera, ci siamo lasciati. Perché vi devo raccontare, ragazzi. Vedevo raccontare e basta. Racconta, che me l'hai già raccontato prima. No, l'amore mio gli ho dovuto già raccontare subito perché... perché era lì e lì l'ha letto con me. Era in zona. Era in zona. No, ragazzi, ho fatto un altro sogno lucido. Allora, dici, Tamar, che cos'è il sogno lucido? Allora, vi ricordate quando ho fatto l'ultima volta? Sempre, forse era colazione mukbang, che vi ho raccontato di quel sogno che ho cominciato a svolazzare in giro, che c'era DiCaprio, c'era Orlando Bloom, c'era Sean Connery, ho cominciato a svolazzare tutto quanto. Ecco, ho fatto un altro di quei sogni lì stanotte, mo. Giusto mo, mi sono svegliata, mannaggia, mo te lo racconto. Allora, praticamente, cosa sono i sogni lucidi? Perché poi mi sono informata, perché quando ho fatto quel sogno lì non ho capito bene cosa stesse succedendo. Cioè, sì, nel sogno... dopo ho capito, quando sono andata a informarmi. Allora, praticamente cosa succede? Io ho la mia fettina di pane con i cereali, la farò a metà e ci metterò la pesca di arigoni che abbiamo preso nuova e mele e cannella. Io ho ancora le marmellate di Alessandra, ancora grazie Alessandra. Grazie Alessandra. Qua, marmellate per un bel po'. Quando è che ce l'ha dato? Quando è che ce l'ha fatto un bel po'? Eh beh, amore, un cucchiaino alla volta, non è che te strafuga. E neanche tutti i giorni, infatti neanche andiamo tutti lì. I giorni. Ah, stavo dicendo, perché mi interrompi? E niente, grazie. Grazie Alessandra. Allora, stavo dicendo, cosa sono? Mi sono andata a informare e ho visto che si possono fare sogni lucidi. Cosa vuol dire sogni lucidi? Che tu a un certo punto nel sogno ti rendi conto che stai sognando. Nel momento che tu ti rendi conto che stai sognando, puoi fare tutto quello che vuoi. E a me, sinceramente, adesso che ne ho fatti già 4 di sogni lucidi, però 2 non ve li racconto perché sono durati proprio un'inerzia e non hanno fatto quello che dicevo io, per cui era tra sogno e sogno lucido. E mi hanno fatto un attimo girare le borse. Mentre quello della prima volta con Leonardo DiCaprio, no, era quello dei vampiri, non era Leonardo DiCaprio, piacesse Leonardo DiCaprio, infatti la prossima volta farò comparire Leonardo DiCaprio, vabbè, comunque, c'era Orlando Bloom, quello dei vampiri e Sean Connery, che ho detto, qua c'è qualcosa che non va, e infatti poi mi sono accorto che... infatti mi sono accorto che stavo sognando, e quello è stato il primo sogno mega galattico. Stanotte, cosa è successo? Ma sempre quando arrivano gli attori, perché stanotte in quella stanzetta lì che ti ho raccontato che c'era questa infermiera che mi voleva fare qualcosa di male, perché a me mi vogliono sempre fare qualcosa di male, non so come mai, mi voleva fare qualcosa di male questa infermiera in questa stanza, poi c'era anche un pupazzo... sai di quelli tipo dinosauro a marionetta? Pure quello c'era, sì, il c'era pure qua. Aperto l'armadio c'era sta marionetta, tipo un bardacchino con la marionetta, e mi dica la marionetta che cos'era? Dinosauro. Pagliaccio, tipo It. C'è proprio un horror stavo vivendo. A un certo punto questa infermiera mi dice... Ratchet, infermiera Ratchet. Tipo, una roba del genere, pazza, squilibrata questa. Arriva Pesi, dici chi è Pesi? Ah, ma sei arrivato a Pesi, allora, di chiamami se arriva a Pesi. Ma
Uno dice arriva Pacey e diamo il colpo. Sai chi è Pacey? Sì, no, l'altro giorno l'abbiamo vista. Io lo sapevo che Marco non sapeva che era Pacey. Ah, Pacey, hai capito? Pacey. Con la P è. Ah, Pacey, la conosco. Pacey. Yeah. Allora, vai avanti a raccontare, non voglio interrompere. Allora, quando arriva Pacey. Arriva Dawson Creek, è presente Dawson Creek? Il biondo. Il biondo, l'altro. Ah, sono quattro ragazzi, so. Una bionda, una mora, un biondo e un moro. Se non è Dawson, che è il biondo, l'altro. Ma Dawson è lui, non è il paese. No, Dawson è... Ma tu... Io pensavo che Dawson Creek era il paese. Non ce la posso fare, ragazzi. Dawson Creek vuol dire problemi, la malattia di Dawson. Creek è malattia, problemi. Io pensavo che era il paese che si chiamasse Dawson Creek. Ma sempre lo chiamano tutti Dawson. Ma io quante puntate ho visto di Dawson Creek? Non lo so, quante ne hai viste? Indovina. Vediamo. No, come fai a sapere dell'esistenza? Di chi? Di Dawson Creek. Creek. È pubblicità, hai parlato, ho sentito dire. Però pensavo che era il paese di Dawson Creek. È come Twin Peaks, chi è Twin Peaks? È il paese. E sono qui Twin Peaks, sono lì vicino, confinano. Penso la rosa tutte e due. Ah, tu dimmi a me che cosa devo sopportare io. Stai rendendo conto? Sono in zona rosa, siete Dawson Creek e Twin Peaks. Allora, posso andare avanti? E mi dice a me, è arrivato Winsley, chi è? Muore, non capiscono loro. Non sto capendo niente. Allora, è arrivato Pacey. Ho ispirato forse il segreto di Tamara questo. Qual è? Dawson Creek, il segreto di Tamara. Questo è veramente shock. Posso andare avanti? Se no, amore, ci fa mezzogiorno qua, eh. Allora, arriva Pacey. E questo mi stava dicendo che cosa dovevo fare io con Pacey. Come ho visto Pacey io, no? Mi è venuto il dubbio che forse era un sogno. Infatti mi sono guardata subito la mano. Perché ti devi guardare la mano? Ti spiego. Se tu vai a cercare YouTube, Google, dove vuoi, cerchi sogni lucidi, come nella serie TV che vi avevo nominato, Dietro i suoi occhi, praticamente fanno tipo il coso della realtà. Come si può dire? Perché io nella realtà mi conto le dita. Per vedere che tu stai sognando, ti devi guardare le dita nella notte, la mano nella notte, per capire veramente che stai sognando. Infatti mi sono guardata la mano e c'erano quattro dita. Mi è bastato vedere una mano solo, mentre l'altra volta ne ho viste tutte e due. Questa volta mi è bastato vedere quattro... Ok, sto sognando. Praticamente come si chiamano queste? Le simulazioni della realtà, cioè quando praticamente tu durante la giornata... Immagina il figlio di te. Tipo sì. Sì, perché se tu lo fai spesso durante la giornata, sta cosa di guardarti le dita, poi lo rifai durante la notte. Capito? Tante volte non succede niente, però io con gli attori, evidentemente quando arrivano gli attori a me si scatta qualcosa. Ma dai, a me so che a tutti scatterebbe se qualcosa. Ah, prima di tutto stai tranquillo. Allora, praticamente, questa qui continuava a parlare, c'era sto letto, non so che cosa dovevo fare io, no? A un certo punto gli ho detto, sì, vai pure avanti a parlare. Io già sapevo che era nel mio sogno, già sapevo che stavo sognando. Sì, vai pure avanti a parlare. Ho alzato la tapparella perché era abbassata. Mi sono buttata fuori dalla finestra. Ho detto, sì, vai avanti a parlare. Mi sono buttata, ma non mi sono buttata perché ho cominciato a fluttuare. E da fuori la finestra gli ho detto, ciao. E ho cominciato a svolazzare libera. Allora, a me nessuno mi toglie, amore. Qua c'è che guardi male. Qua c'è burro. Può essere. Che infilza il coltello proprio il burro nella marmellata. Conosci qualcuno? Valle di soia. Ti stava di perché mi interrompi sempre? Ti hai detto questa qua. Ciao, salute. Comunque non ti buca un pochettino di Valle di soia, eh? No, non buca niente. Avanti, la tua colpa mia. E mi interrompi con la marmellata. Porca puttana. E praticamente... che stavo dicendo? Ho cominciato a svolazzare, no? Ah, che bello, ma volevo avere un telefonino. Volevo avere un telefonino per far vedere cosa stavo vedendo.
Però una cosa strana che succede in questi sogni, da giorno diventa subito notte, nei miei sogni è sempre notte, non capisco perché. Ok che mi piace il periodo natalizio, che è sempre buio con le lucette colorate, va bene, ma non che tu mi devi piazzare sempre il buio con le lucette colorate. E poi stanotte non c'era nessuno, io stavo svolazzando su sta città libera, urlando, ah sì, che bello! Ma non c'era nessuno, non c'era nessuno, silenzio di tom, neanche un uccellino, niente. Un po' di pace. Troppa pace, c'erano solo sti palazzi, sta città sotto di me e io svolazzavo in giro tipo Superman, tipo Peter Pan, giravo, facevo, però non c'era nessuno, amore, non c'era neanche te, c'era nessuno. Non c'era Dawson Creek? No, Dawson Creek è sparito, quando mi sono uscita fuori dalla finestra è sparito tutto. Però la prossima volta mi devo concentrare a fare qualcosa, perché non è possibile andare avanti così. Alla fine cosa è successo? Stavo sbrazzando e ho detto, ma qua sono passata vicino a un edificio, perché poi sono andata un po' più sotto, perché prima ero in alto, proprio in alto, poi mi sono avvicinata un po' alla città e c'era questo monumento che sembrava la giostra di Discoveryland. A Disneyland. Allora, di fianco c'era un'altra giostra che non ho mai visto, ma non c'era neanche la musichetta delle giostre. È chiuso. Girava, c'erano le luci colorate, ma silenzio di tomba. Magari il tuo subinconscio sa che siamo in pandemia, non c'era nessuno. No, la prossima volta cercherò di fare qualcosa. Praticamente, comunque a me nessuno mi toglie che secondo me quelli che hanno scritto i film fantastici, libri fantastici più fantastici, abbiano fatto sogni lucidi, secondo me. Anche la J.K. Rowling, che ho visto il film, lei ha sognato Harry Potter e poi ha scritto il libro. Ma non lo so io quella lì, ma magari avrà sognato pure lei qualcosa. Comunque, a un certo punto ho detto, qua devo rianimare un po', non c'è nessuno, non c'è, voglio dire, che fai da sola? Sì, svulazzi, sì, e poi sei da sola. A parte che era buio pesto, c'erano solo queste luci colorate di sta città. Ho chiesto la lampada di... il genio della lampada. Dici, perché hai chiesto? Perché? Dovevo animare la zona. Io non sono capace di animare la zona, no? Potevi agire della lampada, potevi chiedere agire della lampada sei numeri del lotto. More, ancora, è tutto nella mia testa. Se la mia testa non sa i numeri che escono, e anche il genio non te li sa dire. Posso andare avanti? Praticamente, ho chiesto la lampada del genio. Voglio avere una lampada del genio. Oh, è arrivata da sotto, io ero sempre sopra, svolazzante, ferma, tipo, che ne so, Magneto, tipo ferma, no? Superman, sta pure ferma in aria. Arriva sta lampada. Però non era una lampada dorata come quella di Aladdin, perché io ho pensato, il genio di Aladdin l'ha fatto diventare principe con tanto di cammelli, di elefanti, di... vestiti sfarzosi, esercito e tutta compagnia bella. Ho detto, se io chiedo a lui, lui lo fa in un attimo, che quello ho pensato io al genio della lampada. E è arrivata sta lampada, però non era dorata, a parte che era fatta di paglia. Può farlo, ok, questa lampada. Amore, quella mi è stata data. In budget basso nel sogno. Ma non lo so, amore, da dove si da lampada. Allora, era di paglia vecchia, ci si vedeva che era una lampada vecchia. È intrecciata anche abbastanza male con dei filetti che uscivano da sta... non so cosa dirti. Un po' pignolo sulla lampada. Non so. Comunque ho detto, vediamo se funziona. Sempre mentre... ho cominciato a fare così. Ho accendito la lampada. Questa è gonfiata, ha cominciato... come se respirava, no? Ho fatto... oddio, si è gonfiata nelle mie mani, ho detto, non ci credo, sta succedendo, stavo uscendo il fumo, ero lì, ma ero all'eccitazione massima, pac,
porca miseria, cosa è successo? L'eccitazione massima? Cosa è successo? Scoppiata la lampada. No, mi sono svegliata. E io non ho visto né che cosa è uscito, né niente. Perché sempre dicono, se tu vai a indagare tutto, ormai ne ho visto un bel po' di video su questi sogni lucidi, se tu ti ecciti troppo, nel senso che se troppo di fibrillazione, ti svegli. Tu hai capito? Invece la prossima volta cercherò di ricordarmi anche sto fatto, perché ti devi ricordare 700.000 cose. A dormire tranquilla la notte, no? Amore, zitto, che non è possibile. Ragazzi, avrei tanto voluto vedere la faccia di questo genio. Ma invece Melrose Place era... città. Era verdino, il fumo era verdino. Per cui già è diverso da quello di Aladdin. Era verdino il fumo. Poi ero curioso di vedere se aveva le mie sembianze, che sembianze potesse avere. Ma vedi che puoi scriverci un libro già? Capisci perché ti dico che magari i più famosi scrittori di fantascienza si siano sognati l'inverosimile? Perché questa lampada di paglia, tu l'hai mai vista? Ecco, nel mio cervello c'è la lampada di paglia. Non potete prenderla. Eh? Non sono mai stata a prendere la lampada di paglia. Nemmeno io, amore, però il mio subconscio quello mi ha dato. Io ho chiesto una lampada. Ma è bello che stavo uscendo il fumo. Stava funzionando. Perché mi sono svegliata? Non lo so. Comunque, ragazzi, questo è... Devo cercare un attimo di controllarmi perché... Cos'è che stavi dicendo? Ma tu passi da una ciabatta alla scarpa? Dopo che mai sconvolto che farò tutti. Melrose Place è proprio il posto. Oh, si chiamano Melrose Place. Place vuol dire posto. Non è piazza? Non lo so. Sto guardando lì per vedere se mi viene l'illuminazione. Scusa, quella di... Place è posto. Piazza, mica piazza. Quella che c'è in Germania mi si chiama... Square è piazza. Square. Va bene, va bene. Allora, Dawson Creek e Dawson. Ed è pure malato. Nel senso che i problemi di Dawson. Certo. È un adolescente. Mentre... Che poi ecco, se loro più grandi è continuo, Dawson Creek. No, amore. Ascolta, lascia stare, lasciamo stare che stiamo addentrando, no, niente. Sono tutti personaggi diversi, non c'entra niente. Niente, taglia, tagliamo il video. Semmai c'entra con Beverly Hills, che diciamo che è una costola del Beverly Hills. Niente, lascia stare. 90210, Beverly Hills, è Beverly Hills, Lascia stare. Comunque, hai capito? Allora... Dei sogni lucidi dicono che li fanno i giovincelli, ma poi ho sentito di quelle cose che è meglio che non vi dico niente perché... Vabbè, gente che lascia il corpo, quello ve l'avevo già detto l'altra volta, si chiamano viaggi astrali, che sono collegati ai sogni lucidi, lasciano proprio il corpo e vanno in giro. Vabbè. Quello avrei paura a farlo, però dovrebbe essere bello anche quello. Gente che va insieme, dicono, ho shiftato, dicono, usano questa parola su ragazzini. Ieri ho shiftato con gli X-Men, con gli Avengers. Amore, non mi dire niente perché io so come te qua. Tu sei boomer e ste cose di noi giovani non le conosci. Non sono pure. No, parla per te. Tu sei boomer. Io sono... io di meno. Allora, tu stava di... No, alcune cose non ci voglio neanche addentrare, però, ragazzi, veramente mi si è aperto un mondo con questi sogni lucidi. E ti stavo... Cosa stavo dicendo? Le viaggi... Ah, sì, che fanno... Si viaggia astrali e sono più o meno sempre... Che shiftano. Quella è un'altra cosa ancora, non ho ben capito nemmeno io che cos'è, perché questa qui ha spiegato in un video che è stata
due anni con gli Avengers. So che io mi ha fatto stare con gli Avengers 2 anni. Vabbè. Comunque c'è tanto di video, per cui ognuno può andarla a vedere e pensare quello che vuole. E praticamente succede un po' i sogni lucidi, di più nei bambini li fanno molto spesso. Io mi ricordo solo di averne fatto uno quando ero adolescente, quello lì della macchina che gliel'ho sparata addosso a questo. Sempre buio nei miei sogni, anche quella volta lì era buio. Invece a me mi si è aperto, che ti devo dire, non sono più un adolescente. Mi si è aperto un mondo, ma non so cosa dite. Adesso ho cominciato a far sogni lucidi. Però ragazzi, è bellissimo. L'unica cosa brutta dei sogni lucidi è che non puoi condividerli, cioè che tu puoi sentire solo quello che ti dico io, non lo puoi vedere, ma è bellissimo, è favoloso. Già il fatto solo che voli senza fatica, cioè già è una cosa stupenda quella. O no? Ma tu hai mai volato nei sogni? Ma tu non hai mai... Ma io dormo, c'è tempo a perdere queste cose qua, io la notte dormo. Allora, dicono che se ti eserciti, non è, è impossibile che uno non sogna, perché sogniamo tutti, sì, sempre. È solo una questione di esercizio, se tu ti eserciti vedi che lo puoi fare anche tu. Allora, ma non posso dormire tranquillo, di svegliarmi bel quieto, no, ci voglio di mettermi lì di notte a fare il macello, che ma, di notte, ma è bellissimo. Allora, la prossima volta devo assolutamente concentrarmi di più nel non farmi venire troppa eccitazione, troppa euforia, perché sono i primi viaggi, dopo quando ti abitui. Infatti hanno detto anche questo, hanno detto anche questo, perché le prime volte, guarda, come io non sogno mai, alla fine ti abitui e non è un problema sveglia, non è un problema. Una volta che ti abitui a non ricordarti i sogni, stai in grado di, cioè, ti svegli che non è un fastidio. Te ti svegli la mattina che hai fatto questo, hai fatto quell'altro, sogno brutto, il casino, sei stanca perché lavori di notte. Ma io non ho capito perché è sempre buio nei miei sogni. Perché i sogni, qua si parte il conto di Quark, nei sogni è il contrario della realtà. No, amore. Nella realtà, se una persona solare, nel sogno è buio. Ah, ok. Un emo di ozio e fuochi artificio. Che poi dicono anche che se tu appunto fai un po' di, come si dice? Esercizio, allenamento, training. Il training? Cioè c'è sto ragazzo di cui ho visto il video sogni lucidi, ha fatto, perché i sogni lucidi non è che vengono tutte le notti, cioè tu speri di fare un sogno lucido perché è talmente bello che speri di fare il sogno lucido, ma non ti viene tutte le notti di dire sì, sto sognando, cioè non è facile. A me mi viene solo con gli attori. Se non veniva presa stanotte io ero infesciata. A me viene tu con gli attori, amore. Cioè tu vedi la tigre gialla che balla la zumba e non è un sogno perché non c'è l'attore. Evidentemente. No, ma poi, sai un altro sogno che cosa era successo? Perché praticamente i cosi della realtà che ti ho detto prima, i cosi, perché non mi viene la parola, che ti devi contare le dita, parlano anche di accendere e spegnere la luce e di guardare l'orologio, però quello digitale. In questo sogno strano, che ero a casa di mia mamma, che avevo fatto un po' di tempo fa, ero a casa di mia mamma e dovevo andare al lavoro. E lei mi stava preparando la schiscetta, io ho guardato l'ora su un orologio digitale e ha dato un numero che non era... Però non ho fatto subito associazione, stai sognando... Mi sono girata, l'ho riguardato l'orologio e mi ha dato un 7, una specie di 7. Io ho detto, vabbè, sono le 7, sono ancora presto per andare al lavoro. Non ti sei allenata con l'orologio? Bravo, perché non mi sono allenata con l'orologio. Praticamente sono andata in bagno, che dovevo lavarmi, farmi. Ho acceso la luce nel bagno, nel sogno, e mi si è fulminata la lampadina. Ma anche lì, vedi, questo tutti i segnali che il mio subconscio mi ha mandato per dirti, guarda che stai a sognare, vuoi far qualcosa? Niente, la lampadina fulminata, tutto così. E adesso arriva la parte brutta, però, aspetta che arriva la parte brutta. Niente, esco
e dico ciao mamma di qua, di su, di giù, esco dalla porta, mentre sto scendendo le scale dico ah, mi sono dimenticata la schiscetta, e fa niente, oggi non mangio tanto, voglio dire, sono grassa anche nei sogni, non è zampagra nei sogni, anche se non mangi chi se ne frega. Scendi giù le scale e c'ho la mano su sto corrimano, guardo il corrimano e non lo riconosco io sto corrimano, cioè non è il corrimano di casa di mia mamma. E allora lì mi è venuto il dubbio, ma sto sognando, mi sono guardata le dita e usciva un pezzettino di dita di qua. Ok, sto sognando. Quando sono arrivata alla fine, cioè non ho cominciato subito a lievitare, via, volo, va, perché ero in questo palazzo, stavo scendendo queste scale, arrivo alla fine di queste scale, sapevo già che stavo sognando, però dietro la buio, ma da giorno è diventato buio, c'era dietro la porta da cui io dovevo uscire, c'era l'ombra di un uomo alto con un cappello. Questo da dove viene? Chi è? Cioè, ragazzi, veramente. Tu dimmi a me se tu non puoi farci un libro. Avanti. Non lo so. Apro questa porta e vedo questo signore segnato in faccia che mi vuole prendere così, tipo zombie. Ho detto, ma questo è il mio sogno, porca miseria. Ma cosa, come me lo tolgo io a questo di qua, mo? Cioè, già non doveva esserci. E capisci cosa ti voglio dire? Non doveva già esserci più nessuno. Perché io sapevo che stavo sognando, oppure non ero totalmente cosciente che stavo sognando, non lo so. Comunque, come questo ha cercato di abbracciarmi, ho detto mi faccio abbracciare, così forse se ne va, no? Dico nel sogno, no? Mi faccio abbracciare, era tutto segnato in faccia, mi faccio portare fuori dalla porta, così comincia a svolazzare, no? Idea. E così ho fatto, mi ha abbracciato. Siamo usciti fuori dalla porta, come mi ha lasciato io sono svolazzata e vive, vive, viva e viva sta, perché lui mi ha seguito. Anche lui svolazzava. Ha svolazzato pure lui. Vai, ti è il tuo sogno, questi amici tuoi. Ha svolazzato pure lui e lì mi ha spiazzato completamente. Ho detto, prima di tutto questo è il sogno mio. Qua posso fare quello che dico io, tu da dove esci? Che puoi fare quello che dico, che faccio io. Non è che era il sogno mio che a fianco è subentrato. Oh, praticamente mi sono dovuta svegliare, mi sono dovuta dare. Tamara, svegliati perché qua smette male. E raga, non lo so. Il mio subconscio è bastardo. No, ci devo parlare un attimo. Comunque, questo ragazzo di cui ti stavo dicendo, Madonna, quanti minuti di video? Di questo ragazzo che vi stavo dicendo che fa sogni lucidi praticamente tutte le notti, addirittura talmente tanta esperienza c'ha che lui adesso nei suoi segni fa quello che vuole a prescindere. Ma poi ha chiesto al suo subconscio di dirgli qual è la sua paura più grande. Ma tu ti rendi conto? E questo qui, la sua paura più grande sono i ragni. Come gli ha detto, qual è la mia paura più grande? Io ho paura a chiedere una cosa del genere, sinceramente. Tu sai cosa devi chiedere. Cosa? Hai i nomi dell'otto, al subconscio. Ma non mi sa dire! Ma tu prova, chiedi. Ah, ma ti sei ingocciato, te sei! Ah! Stavo dicendo, azza! Comunque, questo qua, e gli ha fatto, il suo subconscio gli ha fatto apparire un ragno gigantesco. Ora, io non voglio chiedere che cosa c'ho. Comunque, anche gli Abdulli, come si chiamano quelli che meditano? Monaci tibetani. Ecco, quelli lì fanno sogni lucidi per allenarsi, non so che allenamenti fanno, però fanno sogni lucidi anche loro. E, vabbè, c'è a chi capita e chi se li deve creare e a chi non capita niente. Però se tu ti alleni, se tu durante il giorno ti dici 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, cioè capisci che non sei nella realtà. Quando tu sta cosa la fai poi nel sogno, mancano le dita, vengono mozzate, escono pezzi, cioè tu capisci che stai sognando. In quel momento puoi fare quello che vuoi, a volte, e a volte no, questo appunto. Va bene ragazzi, noi andiamo che abbiamo da fare, spero di avervi fatto un po' di compagnia con i miei sogni strani,
Speriamo di avervi fatto un po' di compagnia anche oggi, noi o troppo o niente. Speriamo di aver portato un po' di buono lì, un po' di leggerezza. Anche oggi io, ragazzi, mi sono svegliata euforica stamattina, perché stanotte non vedo l'ora di andare a dormire. Però un'altra cosa, succede di più nella mattina presto che durante la notte fonda di fare sti sonni lucidi. Quindi invece andare a letto la mattina presto? No, quando vado a fare la pipì e ritorno a letto c'è più possibilità che faccio sogni lucidi. Pronto? Certo. Sono bellissimi i sogni lucidi, ragazzi. Andatevi a informare, sono strabelli. Informatevi, che poi alla fine senti gente che ne parla, perché non ti posso far vedere quello che vedo io, che è stupendo, fino a un certo punto. Alcuni sono belli, alcuni no. Insomma, questo qua, quando ti ho detto non ci ha fatti quattro, quello dell'uomo lì con il cappello lì era uno di quelli che era stato bruttino. Poi ce n'è stato un altro stanotte, prima di questo hanno fatti due in una notte sola di sogni lucidi. Sì, che ti ho detto che c'era il mio amico. Però non ho potuto svolazzare. Cioè, quando ho visto questo mio amico stanotte, prima di fare l'altro sogno del genio, praticamente ho visto questo mio amico, ho detto dai andiamo via. Perché ero sempre in sta stanzetta con questa infermiera, cioè mi sono. Ma poi mi capita anche questo. Tante volte mi capita. Sto facendo un sogno che non mi piace tanto. Vado a fare la pipì, ti sei svegliata, vai a fare la pipì, torni a letto, dici: senti, fammi fare un sogno decente. No, ti ritrovi nella stessa stanza con la stessa persona e ti devi fare qualcosa di male, ma se può. Ma non ti avevo lasciato di. Non ti avevo lasciato qui. Aspetta. Porca miseria. Tu hai che ti aspetto. Una cosa incredibile. E mi sono ritrovata con questo mio amico che non vedevo da anni. Oh, ciao. L'ho abbracciato. Poi ho detto, ma o gli attori o gli amici che non vedo da anni. Mi sono guardate le mani. Erano cinque le dita stavolta. Però una era corta. L'altra era affusolata lunga. Cioè tipo alieno. Non lo so. Comunque mi è bastato vedere la mano. Ho detto, sì, sto sognando. Infatti non può essere che sei qua. Comunque andiamo via. Usciamo da sta porta. Vogliamo scappare. Voglio scappare. Corridoi infiniti, tipo in un ospedale, apro porte, diventa sempre più buio perché prima era chiaro. Come tu capisci che stai sognando, diventa buio. Io non so com'è. Diventa sempre buio nei miei sogni, perché diventa buio? Che sogno? Amore, non lo so perché diventa buio. Apro porte su porte, sempre più buio pesto. Mi giro indietro, il mio amico non c'è più. Ma allora? E mica scemo, buio. Non posso neanche svolazzare via, non posso svolazzare via perché ci sono tutte le pareti, le porte e diventa sempre più buio. A un certo punto mi trovo in questa stanza con una sola finestrella sopra in alto che mi dà luce. Questa infermiera che arriva, che sta arrivando, dice: Tamara, sei fottuta praticamente. Non so che cosa mi volesse fare, ma si stava mettendo veramente male. E mi sono dovuta svegliare. Tamara, svegliati perché qua si mette veramente. Non voglio sapere che cosa sarebbe successo dopo. Ma questa sai da dove arrivava? Dalla mente, perché non c'era fisicamente. Tu la sentivi arrivare da qua. Cioè non la vedevo. Sapevo che stava arrivando però. Sentivo quasi passi. Sentivo i passi ma non la vedevo. Sentivo il suo alito, cioè non so, il suo respiro, ma non c'era. Ero lì rannicchiata in questa stanza così, con questa finestrella, guardavo l'unica luce che c'era, guardavo tipo la luce che c'era. E va, Tamara, svegliati perché non è cosa buona e giusta questa. E mi sono svegliata, mamma mia ragazzi, vabbè, ma con che spirito vai dopo di nuovo a dormire? Per fortuna mi sono ritrovata di nuovo in quell'altra stanza lì, però qui, quando mi sono vista le dita... Ma sai cosa dovresti provare, te, quei sogni lucidi? Quello che volevo provare io, la vasca di privazione sensoriale. Secondo me, invece... Ma cosa stai dicendo cosa? Secondo me, lì ti porta a fare sogni lucidi, allucinazioni, robe del genere. Ma forse quelli che fanno l'Abdul lì, fanno quelli. Probabile, io sto ancora aspettando questo famoso regalo dal 2000. Ma che vuoi? Il mio regalo di compleanno non era la vasca di privazione. Quando fai 50 anni? Cioè, 50 anni? Ma perché è un regalo speciale? Ma lo fanno qua a 10 km? Devi aspettare 3 anni. No, 4, 5 anni di aspettare. Comunque niente ragazzi, mattinata presto.
Pregna? No, nottata pregna. Mattinata pregna. Mattinata andata. Mattinata andata, quasi andata. Niente ragazzi, noi vi salutiamo e alla prossima. Ciao. Ah, spricciate se avete voglia. Ma con due pollici, che poi tre o quattro pollici. No, io la prossima volta sai cosa voglio fare? Spolliciate, quanti ne esco. No, la prossima volta voglio far uscire il genio. Cioè stanotte. Stanotte c'è l'incontro col genio. Io la domandina gliela farei, però. A chi? Al genio. Cosa gli chiedi? Il numero dell'orto. Ancora! Voi cosa gli chiederesti al genio? Ma non lo sai, nella mia goccia. Voi cosa chiederesti al genio che poi Tamara ci fa... poi incontri il genio, fai un meeting tra i loro, le mie richieste, un meeting col genio. Amore, come te lo spiego? Un brainstorm. Come te lo spiego che è tutto nella mia testa? Come te lo spiego che è tutto nella mia testa, anche se sono cose sconosciute? Ma tu prova lo stesso, sai, prova. Allora, no, io allora stanotte c'ho un incontro con il genio. Il brainstorm. Madonna, sai che ho paura di vedere la mia... Cosa? Il brainstorm. Cioè? La riunione di menti. No, la riunione di cervelli. Chi? Te genio. Che fai, prendi per il culo? Quando le menti eccelse si ritrovano. Però ho paura di vederlo, amore. Forse è per quello che mi sono svegliata, perché in fondo avevo paura. E allora? Amore, stavo uscendo il fumo lì, E vabbè, il genio non è che esce dall'acqua. Ho paura. Anche perché non c'è nessuno che mi aiuta. Non ce n'è nessuno stanotte. Non c'era nessuno. O faccio un clone di te di fianco a me. No, lasciami dormire tranquillo, che poi mi sogno il genio che viene a prendere e mi porta dall'altra parte. Allora, prima di farmi venire il genio, dico, voglio Marco. Vai venire con l'aiutante di Babbo Natale. No, non la voglio gli aiutanti. Dico, voglio Marco. Voglio Marco qui vicino che svolazza insieme a me, chiedo. Magari poi arrivi. Almeno siamo in due, amore. Certo. Facciamo finta di essere in due. Non puoi chiamare Quentin Tarantino, qualcuno che almeno... No, amore. No. Poi voglio provare a diventare una sirena. Non so che fa ridere, però voglio provare. Voglio provare, amore. Certo. Voglio provare ad andare... Ah, perché c'era anche il mare stanotte, c'era il mare... Voglio provare ad andare giù nel... Marmitage. Voglio andare giù... Prima svolazzi, no? E poi vai giù tipo acqua... Acqua, fiusa. Ah, come... come che va la macchina del nuovo Kinder. No. No, non ha bisogno di... Respira sotto l'acqua. Ah, come... Sì, ma la macchina con la macchina di acqua nel nuovo Kinder. Voglio vedere cosa c'è giù nel profondo blu. E ci diventa tutto nero... Ma ci sarà qualche luce colorata, perché è vero che mi mette tutto buio, però mi mette anche le luci colorate, il mio subconscio. Non ho capito perché è sempre buio. Comunque, ciao ragazzi. Ciao veramente stavolta. Buona giornata, ciao. Ah, scusate, continuate. Alla prossima, ciao.